Bombi! Benvenuti allo stream di Halloween, o quasi. Mancano pochi giorni ad Halloween, e quindi ho iniziato ad addobbare. Sono io, il vostro stormosso. Benvenuti allo stream di Mario Sunshine. Che musica è questa? Dovevo prendere il link, effettivamente non l'ho preso. Aspetta un attimo che lo prendo. Sperando che non laghi. Prendiamo un po'. Lag! Salve a tutti! Benvenuti! Tra l'altro non credo che sia un buon loop, perché la musica è molto corta, dura solo 2 minuti e 40. Ma la musica è questa qui. Fatta da Bulbi, insomma lui. Benvenuti a tutti. Ok, ora la smetto di fare questa voce. Promesso. Salve. Benvenuti a uno stream di Mario Sunshine, totalmente normale, totalmente non halloweenesco. Perché ancora manca qualche giorno ad Halloween, ma ho una mezza intenzione di fare qualcosina per Halloween, ma vedremo nei prossimi giorni. Ok, andiamo qui. Può smettere di piovere. Ave Zig. Allora, siamo... Credo di aver mandato la notifica con 40 soli. In realtà no, siamo a 60 soli e 60 morti. Makam, grazie per l'abbonamento. Non sai che scrivere? Va benissimo così. Posso mandarti un emoticon K-pop, credo. Non ho idea di cosa sia. K-pop cheer. Ti sei perso un sacco di roba perché hai saltato due live. Ma ti sei perso solo qualche sclerata, tranquillo. Quindi 60 soli. Credo di aver mandato la notifica sbagliata, ma siamo a 60. Allora, l'ultima volta abbiamo fatto tutte le missioni principali, quindi in questo momento potremmo andare a finire il gioco. Invece però di finire il gioco, come vedete, 60 soli, la settima missione è fatta in tutti. Dovremmo completare al 100%. Quindi andiamo a Cogliariosi. Delfinia era allagata, sono entrato nel Monte Corona e ora non lo è più. Dunque, sapete cosa faccio? Dove cacchio è il mio cellulare? Datemi un secondo, perché prendo il cellulare. Ci sono! Rieccomi, ho il cellulare. Faccio questo, siccome il mio PC fa schifo, apro la guida nel cellulare, così non lagga. Dunque, vediamo un po'. Apro guida di Mario Sunshine.
che ho combinato? 60 morti? Ho incontrato i lanciagente. Ho incontrato il villaggio delle palme. Dunque, ho qua di fronte la guida. Ripeto, la tengo nel cellulare così non lagga il PC. A questo proposito, ho novità. Non userai la guida di quel sitaccio del Mario's Castle, vero? Nah, mi stanno antipatici. Allora, mi metto proprio la guida qua davanti e vado a prendere le monete blu. Ciao Super Wolf, ciao Luigi, ciao Hyperdan, ciao Phantom, Comem, Xerv. Salve a tutti. Quindi, nella guida, che anzi vi linko in chat, già che ci sono, ci sarà un pochino di lag perché devo prendere il link, perlomeno. Ok. Questa è la nostra guida di Mario Sunshine, almeno delle monete blu per ora. Dove abbiamo segnato tutte le monete blu con le immagini. Per questo so che una è proprio qui. Inoltre nella guida si possono segnare quale moneta hai preso, quindi mi segno presa. Dopodiché... Quindi penso che questo stream sarà così, cercherò di finire al 100%. Quindi colleziono le monete blu. Ho anche delle missioni da fare, non mi ricordo quali. Quindi mi mancano le 100 monete, di certo. E non so qual è l'ultimo sole. Questo è product placement, sì. Ci facciamo pubblicità da soli. Allora. L'altra è questa qui. Bene, e la segno. Casa con sopra due torri. Qual è la casa con due torri? Dunque, se qualcuno in chat si ricorda qual è l'ottava... Qual è? La nona, ottava missione che mi manca. Decima. Ok, dov'è che è apparsa la moneta? Quindi penso che in questo stream ci saranno meno morti, spero. Ok, è qui. Quindi una l'ho presa qui. Dove sta questa? Mi sa che questa è la numero 20. Oddio, mi sto perdendo! Perché sono tutte uguali le case, quindi non mi ricordo quali sono le case in cui sono stato. Credo che questa sia... la 3. Quindi ogni mondo ha due soli custodi segreti, sì. Uno è quello delle 100 monete... E poi ci sono i due segreti. Buondì, Marker Oro. Ho controllato di aver fatto le monete rosse. Sì, mi pare di aver... nelle due aree bonus. Forse no. Mi sa che hai ragione. Prendiamo queste monete. Una. E quest'altra. Quindi questo dovrebbe essere uno splendido stream rilassante dove non muoio neanche una volta, perché andrò a prendere tutte le monete blu. Nessuno sclero, nessun urlo, andrà tutto bene.
Mi sa che questa è pure una moneta blu. No? Fatti spruzzare! Non è una moneta blu? È troppo sospetta! È troppo sospetta! Quella farfalla blu pareva Mario Ombra. No, ok. O sono scemo, o non è niente, non è una moneta blu. Ok. Credi che sia una moneta blu, come si prende? Vediamo nella guida. Questa l'ho presa. Questa sul balcone, vediamo. Mi piacerebbe mostrarvi la guida, ma ripeto, il mio PC lagga un sacco. A questo proposito, ho buone nuove. Perché finalmente ho ordinato il nuovo PC. Ok. Questo è il balcone e l'ho presa. Ho fatto l'ordine del nuovo PC ieri. E arriverà circa a metà novembre, quindi finalmente potrò fare cose senza lag, potrò fare Paper Mario, il portale millenario. Ah! Ah! Ok. Dunque. Uno è qui. Potrò fare Mario di carte RPG, esatto. Non vedo l'ora. Farò anche qualche test. Mi dispiace ma non puoi guardare Mario Sunshine, ti fa troppo girare la testa. Ah. Forse per la telecamera. O forse, sai cos'è forse la causa? L'effetto che c'è nello sfondo. Per simulare tipo la... il caldo. Grazie di cuore, salvato mi hai. Questa è un'altra. Quindi segno questa. Ok. Ah, mi sa che è di qua. Ah, non ci arrivo! Ci arrivo. Perché sto laggando? Un pochino di lag. Ok. Non ci arrivo. Ok, spero che stiate trascorrendo una buona giornata. Cosa che chiedo sempre così per abitudine, ma lo chiedo anche davvero, cioè, come va la vostra giornata? Giulio, non so perché l'automod ha trattenuto il messaggio, perché non ti arrivano le notifiche delle live? Bella domanda, chiedi a Twitch. Twitch fa un po' schifetto, con le notifiche. Ogni volta Twitch mi manda le notifiche in ritardo. Oppure non me le manda affatto. Quindi questa l'ho presa. Una.
Mi pare che sia su uno di questi cosi e dovrei averla presa. Sott'acqua al lato destro, collina del Grande Mulino. Qual è il Grande Mulino? Intanto spruzzo questo tizio. Arrivano le notifiche di tutti tranne le tue. Strano. Ok, questo è solo un fungo, guarda. Prova, non lo so, a disattivare le notifiche e riattivarle. Dunque, in acqua. Lato destro della collina del Grande Mulino. Qual è il Grande Mulino? Ok, è quello. Sarà laggiù. Questa guida comunque l'ha scritta un po' tutto lo staff. Non l'ho scritta io perché chiaramente ci sto giocando ora. Qua ce n'è un'altra. Io solo ho impaginato, ho solo fatto, diciamo, la grafica e l'ho impaginata, mentre Zack ha fatto un sacco di screenshot. Ha fatto 248 screenshot. L'ultima live? Allora, nell'ultima live abbiamo fatto il villaggio delle palme, che è stato difficilissimo e siamo impazziti, almeno io sono impazzito. Siamo entrati nel Monte Corona e abbiamo fatto le monete blu che c'erano lì. In ogni caso, se vuoi vedere la replica, la puoi trovare sia su Twitch sia su YouTube. Canale YouTube Marius Castle Streams. Dovrebbe esserci il link in descrizione sotto. Ok, la segno. Alcune volte te le tolgono automaticamente se non guardi il canale da un pezzo. Non capisco perché comunque Automod continua a trattenere i messaggi di Giulio. Nintubers, grazie per il follow. Forse per qualche motivo tipo... Si può fare una whitelist? Ciao, non so chi sia Nintubers tra i vari Nintuber, ma benvenuti, grazie per il follow. Ah, non so quale può essere il problema. Il bot ce l'ha con Giulio. Quindi, per chi è nuovo, per chi sta guardando... Diciamo, magari non ha seguito le ultime live. Sto cercando di finire Mario Sunshine al 100%, quindi ora sto andando a caccia di monete blu. Quando ho fatto le missioni normali non ho preso tutte le monete, anzi... Le ho lasciate di proposito pensando che poi le avrei prese tutte insieme. Quindi saliamo qui. Ci arrivo? Non ci arrivo. Ok. Quindi, ripulite il graffito sul muro del Grande Mulino. Forse l'ho fatto. Mi sa che sarebbe proprio qui. Se vuoi puoi partecipare agli eventi di venerdì e sabato sul server Discord dei Nintubers. No, non avrei il tempo per seguire altri eventi.
Ah. Però ovviamente ve li consiglio. Se cercate, non lo so, immagino che siano partite. Dark chiede se ho fatto vedere il suo schema della barchetta sulla lava, vero? Ancora no. Non me lo sono affatto scordato. Questo tizio è sospetto. Ah! Ok, forse ci vuole Yoshi, non mi ricordo. Stai facendo Galaxy al 100%. Sì, le comete viola sono la parte un po' più frustrante di Galaxy. Però diciamo che adoro Sunshine, ma non vedo l'ora di passare a Galaxy, perché Galaxy è molto... Diciamo che Galaxy mi farà venire meno l'orticaria. Mettiamola così, diplomaticamente. Dunque, questa l'ho presa. Questa l'ho presa. Ripulite un palmense, l'ho presa. Sconfiggete il Marghibruco che si trova sul tetto. Come si blocca? Come si pulisce? Come si sconfigge? Ho letto qua in chat. Non so perché Autobot sta bloccando un sacco di messaggi. C'è differenza se gioco prima il 2 che l'1? Galaxy no. Sono due giochi molto diversi e sono entrambi buoni per iniziare. Galaxy 1 ha più storia, Galaxy 2 non ha quasi affatto una storia, diciamo... Diciamo che Galaxy 2 è molto stile Mario classico, tipo, oh, la principessa è stata rapita, salvala. Vicino al palo del mulino a vento, dietro la casa con sopra le due torri. Dovrebbe esserci una palmense. Qui. E la moneta blu sarebbe... Lì. Ok. Ovviamente non la prendo al primo tentativo. Forse è per questo che Galaxy 2 non è stato incluso. È un peccato. Bene. È un peccato, onestamente. Galaxy 2 è un ottimo gioco. Io preferisco Galaxy 1, però parliamo di due capolavori. E non mi aspetto affatto che faranno un DLC. Magari in futuro. Ok. Magari potrebbero fare Galaxy 2... Ok. Galaxy 2 3D Land? Nah, non ce lo vedo. Poi, sotto la grata del ponte l'ho presa. Devo capire come si sconfiggono i Marghibruchi. Perché non me lo ricordo affatto. Per chi non lo sapesse, non gioco a Sunshine da quando ero bambino. La farfalla mi trolla. Ci ho giocato nel 2002, chiaramente quando è uscito, e poi non ho mai più avuto l'occasione di rigiocarci, quindi mentre Mario 64 ricordo quasi tutto a memoria, ovviamente ora lo ricordo tutto bene perché ci ho appena giocato, ma insomma anche quando ho fatto la partita
Sapevo dove andare, mi ricordavo le cose. Qua non ricordo niente. Come potete vedere in questo momento. Forse questo? Ah! Lasciami in pace. Forse con Yoshi. Vediamo se muoio. Vediamo se muoio! Ok, per oggi non muoio. Sicuramente questo stream sarà meno interessante perché non sto facendo le missioni principali. Sto solo andando a caccia di monete. Come cacchio si sconfiggono? Merghi Brughi, li devo far mangiare a Yoshi, ok. Quindi sorge la domanda, dove è Yoshi? Sorge anche la domanda, come spruzzo sti cosi? Così. All'inizio del livello, ok. Ora vado da Yoshi, ovviamente poi devo tornare a prendere la frutta. Banane. Bene! Bene. Uff. Come dicevo comunque, sto prendendo il nuovo PC. Così finalmente potrò mettere musica senza far laggare tutto. Perché ogni volta che apro una tab di Chrome mi lagga il PC. Perché attualmente ho 4 GB di RAM, ho un processore di 10 anni fa. Quindi diciamo, non sto spendendo una fortuna, ma mi sistemo un po'. Un'altra cosa che farò, anche grazie a Yoshi, può entrare qui o muore? Preferisco non saperlo. Un'altra cosa che farò è giocare appunto a dei giochi emulati. Come Paper Mario, magari. Non andare nell'acqua, tesoro, non andare nell'acqua. Magari New Super Mario Bros. U, hack di Super Mario. New Super Mario Bros. U. Zake dice che arriva per le 16, ok. Ok. Ho la sensazione che dovessi salire. Posso farlo mentre è chiuso, no? Bene, bene. Ci vorrà un po'. Suppongo proprio che ci vorrà un po'. Prossima serie in live, Papera Mario, il portale Mille Mario. Sì. Ho anche un'altra sorpresina, una cosa che sto organizzando, ma ne parlerò, penso, non lo so, prossimo stream venerdì? Mario 2D preferito, il mio è World, anche il mio. Ananas.
No, non è l'ananas il mio Mario 2D preferito. Amo Super Mario World un po' di più rispetto a Super Mario Bros. 3 ed entrambi decisamente di più rispetto ai New Super Mario Bros. Ovviamente Yoshi's Island mi piace un sacco, ma non lo conto esattamente come Mario. Super Mario World mi piace tanto perché... mi piace... ok. Va tutto bene. Mi piace molto il sistema di controllo, mi piacciono i controlli di Super Mario World. Penso che sia quello con la fisica migliore. Anche per questo mi piacciono le hack di Super Mario World, mi piace anche fare hack. Anche se non ne faccio da un pezzo, ma... mi piacciono troppo quei controlli, sono, secondo me, la versione perfetta di Mario in 2D. Mi piace anche molto come struttura del mondo, mi piace che c'è una mappa aperta, con varie strade, con uscite segrete. Il level design è buono. Super Mario Bros. 3 mi piace quasi altrettanto, però mi piace leggermente di meno il... diciamo la fisica, e mi piace leggermente di meno il level design. Però dalla sua alla grandissima... vediamo se posso non cadere. Alla grandissima quantità di power-up. Scompari? Non cadere! Ok, va tutto bene, almeno non muoio. Almeno non muoio. Mi porto le banane. Ok. Lag. Vero che lag. Perché c'è tutto sto lag? Questa è la connessione. Questa è Vodafone. Questa volta non è il PC, questa volta è Vodafone. Datemi un secondo. Dovrebbe essere tutto a posto qui. Prova a chiudere Discord. Ora non lagga più. Vi conviene far ripartire il player. Tipo aggiornate la pagina. Così tornate, diciamo, a pari. Ora, se Yoshi vuole le banane, sono una persona felice. E Yoshi vuole... no. Cos'è, Cocco? Ok. Quindi torniamo indietro. Cocco dovrebbe essere qui. Abbiamo fatto l'avventura fruttata di Yoshi? Oh mio Dio, ancora no. Non farmici pensare. Credo che la farò per ultima. Mario World è il mio Mario 2D preferito, anche il tuo. Stavo leggendo il commento sopra. Stavo leggendo la chat, tra l'altro non so dove è finito il cocco. Ottimo tempismo per leggere la chat. Dov'è il cocco? Suppongo che è finito nell'acqua oppure l'ho perso ed è respawnato.
Hyper Dan concorda, però preferisce Mario Sonic e WarioWare. Diciamo che ci sono... Una cosa che apprezzo della serie di Mario è che ci sono tanti spin-off diversi. Proprio di genere totalmente diverso, di stile totalmente diverso. Quindi vedi, per esempio, WarioWare ha un suo stile, Wario Land ha un suo stile, Donkey Kong Country, Mario & Sonic, Mario vs. Donkey Kong, suppongo, Mario & Luigi, Paper Mario, ovviamente. In realtà, negli anni 2000 c'era più varietà. Ultimamente ci sono, secondo me, meno spin-off e sono un po' più uniformati nello stile. Vedi, lo stesso Paper Mario. Che per esempio ha personaggi presi dalla serie principale, tipo Goomba, tipo i timidi, Koopa, e ha meno personaggi originali. Bello che parlo di Wario Land al presente. RIP Wario Land. Ovviamente Mario Sportivi, Mario Party, Mario Kart. Ok, attenzione ora. Attenzione. Attenzione. Ok. Moneta blu. Dove vai? Mario Luigi anche. RIP Mario Luigi. Perché se ne sta andando in Mario Galaxy? Sta scendendo in una nuova galassia? Oh. Ok, suppongo. Com'è che si esce da Yoshi? Così. E la segno. Wario Land 5, magari. Beh, tecnicamente Wario Land 5 è Shake Dimension. Ok, devo andare lì. Però sì, negli anni 2000 c'erano tutti questi spin-off diversi. E oggi mi sembra che siano un po' di meno. Chiaramente nell'era Switch c'è stato Mario Plus Rabbids. Però purtroppo è morta la serie di Mario e Luigi. Non c'è più Wario Land da un pezzo. Non c'è più nulla di Donkey Kong che non sia Tropical Freeze, che è del 2013. Quindi, per esempio, prima nell'era 2000 c'era Jungle Beat, c'era Jungle Climber, mi pare che si chiama. Ci arrivo, non ci arrivo. Mario Sonic è morto. Beh, non è detto. Perché comunque... Oh no, Yoshi si sta scaricando! La batteria di Yoshi! Mi scordo sempre che Yoshi è tempo limitato! No! No! No, 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 no! Ok. Per qualche motivo, Yoshi ha la batteria in questo gioco. Bene. L'ultimo Mario Sonic è del 2019. Tra l'altro, Mario Sonic per le Olimpiadi che non sono esistite, quindi sarà per le Olimpiadi del 2020. 2021, scusate. Anche se, correggetemi se sbaglio perché non ho mai giocato agli ultimi Mario & Sonic. Anzi no, in realtà ho giocato a Mario & Sonic alle Olimpiadi di Rio. Non ho giocato a quello alle Olimpiadi di Tokyo. Però se non sbaglio non è molto buono come vecchi. So che la gente è molto affezionata a Mario & Sonic per DS. Personalmente dei Mario Sportivi ho sempre adorato
i Mario Tennis. Ma i Mario Tennis, specialmente quelli portatili, quelli che hanno la storia. Mario Tennis, Game Boy Color, Mario Tennis, Game Boy Advance. Quelli sono dei veri e propri RPG. E prima o poi ci giocherò qua in live. La storia di Tokyo è carina. Mi fa piacere. Non cadere. No! Ok. Ok. Ci vorrà un po'. La storia di Londra è mediocre. Personalmente però, come sapete, diciamo, se seguite un po' di stream, i miei preferiti sono Mario e Luigi, quindi sono piuttosto perturbato dalla morte di Alpha Dream. E rosico ancora perché hanno fatto il remake di Viaggio al centro di Bowser. Non capisco perché hanno scelto Viaggio al centro di Bowser. Anzi, lo capisco perché è il più popolare. Ma a maggior ragione. Avrei voluto un remake di Fratelli nel tempo. Allora, stavolta non lo facciamo scaricare. Mario e Luigi non li fanno più perché purtroppo è morto... qualcuno dell'Alpha Dream? Ma è proprio morta Alpha Dream, la compagnia. No, per fortuna gli sviluppatori sono vivi. No! Mi sono distratto un attimo. La compagnia è andata in bancarotta. Se facevano un remake di Fratelli nel tempo, invece di vendere 0, vendevano meno 50. Allora, mettiamola così. Remake di Fratelli nel tempo per Switch. In 3D. Quello sì che avrebbe venduto almeno 12 copie. Almeno 12. La cosa che ha ammazzato il remake di Viaggio al centro di Bowser è che è un gioco del 2019 per 3DS. E poi... cioè, tu fai su 3DS un remake di un gioco che è uscito alla fine del ciclo vitale del DS. Non proprio alla fine fine, ma comunque è un gioco che è modernissimo, è un gioco che non ha difetti, non c'era niente da correggere, non c'era niente da cambiare. E tra l'altro il 3DS è retrocompatibile, quindi è anche giocabile l'originale. Perché vuoi le banane ora? Benvenuti a uno stream di Storm che fa avanti e indietro per mezz'ora. L'avrei comprato, ti è piaciuto molto su DS. Vediamo se muoio. Però perché non l'hai comprato? Immagino che il motivo sia... che... non era abbastanza diverso? O ci hai giocato da troppo poco tempo? Non è tipo... perché non l'hai comprato? È colpa tua se sono andato in bancarotta, no. Sono genuinamente curioso. Allora... evitiamo magari di morire. Non mi dispiacerebbe affatto trovare delle monete.
Ok. Mi chiedo se posso mangiare la moneta blu. Cioè, la farfalla blu. Yoshi muore, no, va tutto bene. Viaggio al centro di Bowser. Ah, non hai giocato né l'originale né il remake. Fratelli nel tempo, personalmente, lo adoro. Riconosco che il Mario Luigi è più debole, almeno tra i primi tre, ma lo adoro. Adoro quanto è unico, adoro la storia, adoro la musica, adoro gli antagonisti, i personaggi. Farfalla è qui. Ecco qua. Ciao Luigi, grazie per aver guardato. Il fatto che Viaggio sia stato apprezzato meno sarà che hanno ripescato le stesse funzionalità. Secondo me non ci sono abbastanza differenze dall'originale. Questo è il motivo principale. Se tu hai giocato l'originale, non c'è motivo di giocare al nuovo. E sono usciti anche a distanza ravvicinata, quindi non è tipo... Allora, mettiamola così. Ah! Mettiamola così. Ah! Ah! Fatemi salire su Yoshi! Prima che si scarica, si scarica! Ok, mi concentro un attimo. Ok. Tutto bene, non va niente bene. Ok. Non va niente bene. Ok, almeno ho preso una moneta. Ok, dicevo. Ciao, Zack. Dagli il cibo! Ah! E dov'è il cibo? Mi ero scordato che va nutrito. Allora, dicevo. Nel caso di Pikmin 3, prendiamo Pikmin 3 Deluxe. L'originale è uscito di recente, ma è uscito su Wii U. Quindi non molta gente ci ha giocato, perché il Wii U è stato un fallimento. Quindi ha senso fare Pikmin 3 Deluxe, così come ha senso fare Donkey Kong Country Tropical Freeze. Perché siccome tanta gente se li sono persi, finalmente ora c'è una chance per giocarci. Ma quando tu prendi il Mario e Luigi più popolare, uscito sulla console più popolare, uscito da pochi anni, e fai un remake, per chi lo stai facendo? Chi voleva giocarci ci ha già giocato, perché è uscito sulla console più popolare, ed è il più popolare. È uscito da poco, quindi non c'è neanche tanta nostalgia, non c'è tanta differenza nella grafica, diciamo. Ovviamente la differenza c'è, ma il primo è molto bello esteticamente. Diciamo, non c'è questo grande gap. Mario & Luigi 2, invece, distorto a che è molto lineare rispetto al primo Mario & Luigi, è mo... Ok? Ok, il mio cocco si è dissolto. Si è dissolto. Oppure è finito da un'altra parte. E là, Zack. Grazie per l'abbonamento. Devo ricordarmi di mettere il volume del desktop, così sentite anche voi i messaggi. Grazie, Zack, per l'abbonamento. Sì, il level design è più lineare. Il che non sarebbe necessariamente negativo, ma...
è davvero molto restrittivo. È molto corto e restrittivo. Ok, il mio cocco si è dissolto. Qualcuno ha visto il mio cocco? La musica di Mario Luigi 2 è molto bella. Anche quella è buona. Ecco il cocco. Che missione sto a fare, le monete blu? Sto seguendo la tua splendida guida. E sto prendendo le monete blu. Continuo a leggere la chat, mi giro un attimo e non vedo più il cocco. Ok, ora si è dissolto. Allora, le cose sono due. O si è dissolto, oppure sto giocando tipo Oh mio Dio, so parlare, promesso. Sto giocando Eternal Darkness. E c'è l'effetto della sanità e le cose scompaiono. Ah! Fratelli nel tempo è anche un po' un passo indietro dal punto di vista estetico, secondo me. Perché adoro lo stile di Superstar Saga. Poi ci sono i Baby Mario e Baby Luigi, che non aggiungono molto di utile alla storia o al gameplay, specialmente al gameplay. Prima o poi ci giocherò comunque, qui in live, ne parleremo meglio. Ok, allora, stavolta andrà tutto bene. Andrà tutto bene! No comment, no comment. Non postate bravo in chat, non commentate. Non postate bravo! Non avevano fatto il remake per 3DS anche di Superstar Saga? Sì. Quello era più necessario perché comunque era un gioco del 2003. Anche se personalmente continuo a preferire Superstar Saga originale. Quando ci giocherò qui in stream, giocherò all'originale. Preferisco l'estetica, preferisco quanto sono unici i nemici. I personaggi. Ora vuoi un melone? Dunque, il melone è qui. Poi una pera. È una pera. Ah, le api! Datemi il cavolo di coso, ok. Va tutto bene, nessun problema. L'apparizione di Sogghigno era inaspettata. L'hai scoperto solo quando ci avevi rigiocato, sì. Perché sto vedendo sotto il mondo? In Fratelli nel Tempo c'è un bellissimo cameo. Una papaya. Ok. In Fratelli nel Tempo c'è un bellissimo cameo di Sogghigno. Una cosa che mi piace molto dei primi Mario e Luigi è la continuità. Il fatto che c'è una storia continua e gli eventi di un gioco hanno l'impatto sul gioco successivo. Quindi appunto in Superstar Saga viene introdotto Sogghigno, poi in Fratelli nel Tempo c'è Sogghigno che fa solo un cameo,
e poi in viaggio al centro di Bowser sogghigno il nemico principale. Magam, stacco qui e mi ricollego dal Chromecast, non fare cose importanti per 5 minuti. Tranquillo, trascorrerò 5 minuti a morire con Yoshi. Allora. Mangio gli alveari. Giusto. Ah! Sì, Mario, va tutto bene, non c'è bisogno di urlare. Ok. 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 Ah! Oh, ok. Ok. Ultima ape. La lingua di Yoshi va a caso. Non è affatto frustrante. Per niente. Va tutto bene. Va tutto bene. Va tutto bene. L'altro giorno ho dato un pugno alla sedia. Non di proposito, ho sbattuto la mano contro la sedia. E ora mi fa ancora male la nocca. Sembra che ho fatto a pugni con qualcuno. Oh, moneta blu. Sei l'unico a cui si blocca lo stream. Credo di non perdere più fotogrammi adesso, quindi... credo che sia da parte tua. Spruzzacci addosso, oh. Perché uno si dissolve quando va in acqua, va a pile e la lingua è abbastanza rotta. Benvenuto in Mario Sunshine. Non aspettarti che le cose abbiano troppo senso. Ok. Ci arrivo? Spreco tempo? Qua ci arrivo, dai. Ah! Non riesco a fare il salto triplo. Ok. Mario e Luigi con Paper Mario è bello? No. Risposta breve, no. Mario e Luigi Paper Jam è il peggior Mario e Luigi. Ma nonostante questo è buono, dai. Scherzi a parte, non è malaccio, ma è il peggiore. Per la cronaca, penso che gli altri siano molto, molto, molto buoni. Gli altri Mario e Luigi sono i miei RPG preferiti. Ok. Me lo segno nella guida.
Quindi questo l'ho preso. Il resto prima l'ho preso. Sporgenze di fianco alla casa con le torri. Yoshi è morto, non mi importa. Sporgenza di fronte alla casa con le due torri. Lassù? No. Perché la telecamera aveva per i fatti suoi? Ah, ferma! Ok, mi butto. Sarebbe stato figo arrivare lassù. Invece no. Invece l'ho fatto apposta per scendere qui. Ah sì, i Toad. Allora, la cosa brutta di Paper Jam è che sarebbe un crossover tra Mario e Luigi e Paper Mario, no? Ma in realtà non ha nulla di buono dai Mario e Luigi e nulla di buono dai Paper Mario. Prende da Sticker Star, quindi ha solo Toad, non ha nessun personaggio interessante. Ed è il peggior Mario e Luigi con la storia più banale e le ambientazioni più banali. Quindi casa con le due torri. Questa? Lassù? Lassù. Quindi... Ah! Passiamoci attraverso. Va bene. Ok. Lì. Ci arrivo così? Ok. Questa l'ho presa in passato, no? Questa no. Ripulisci il palmese sul torrione attaccato alle mura. Credo di averlo fatto. Al centro della piattaforma di legno a nord del villaggio. Lassù. Si vede anche da qui. Qui è dove c'era Pipino Piragna. Come ci salgo? Perché non si può fare il salto a parete qui? Mi sembra una parete e questo mi sembra un salto. Ok. Mario Sunshine continua a confondermi, ma va bene. Spruzzate acqua sulla piattaforma erbosa occupata da Pipino Piragna all'inizio dell'episodio 5. Quindi questa. Prima devo arrivarci. Devo spruzzare le nuvole, ok. Scusate, ma uno che non ha la guida, come ci arriva? Scusa, come ci arriva uno che non ha la guida? Così! Nell'erba e basta!
Cioè, devo tirare fuori... Miyamoto, spiega. So che questo gioco è diretto da Koizumi e non Miyamoto, ma... Mi sa che muoio. Ah, va tutto bene. Va tutto bene. Quindi questa è presa. Sul mulino a vento più alto, forse l'ho presa. Credo che sia questo. Là c'è un uccello blu. E questo è il mulino più alto? Oh, sono senza acqua. Ouch. Ci hai messo una dozzina d'anni a finire Sunshine perché non usavi le guide. Non so come hai fatto a finirlo. Vicino a Pipino, quindi sì, era lui. Quindi credo di averla presa. Sott'acqua nel lago sul retro della collina del grande mulino l'ho presa. Il graffito l'ho presa. Il graffito l'ho presa. L'uccello blu, ok. Cerco di andare quassù. Devo provare il glitch ancora. Non era lui vicino a Pipino 1 della missione 2. Ah, ok. Dunque, quello laggiù? Ok. Il glitch del razzo. Prima o poi. Quello è più alto, quello. Ok. Stai a sbagliare. Nessuno dei due? Ok, so che questo è l'altro pipino, ma... Vediamo qui. Pipino numero 1 della missione numero 2. Ah, al mulino! Ok. E chi se lo ricorda dove era Pipino? Giro tondo. Lì è l'inizio, ok. Ci sono. Ci sono! Va tutto bene. Quindi è lassù. In Mario Odyssey è molto, molto più facile collezionare le monete viola. In questo gioco è un inferno. Sono più smemorato degli abitanti di New Horizons. Olè. Mi sa che l'ho già presa. È quello, no? La telecamera va per i cavoli suoi. Ti piace più la boss battle con Pipino o Dino Piranha? Dino Piranha. Penso che Dino Piranha sia ottimo per spiegare come funziona la meccanica della piroetta.
quindi l'ho già presa. E anche Pipino è buono per imparare a usare l'acqua, ma ho una preferenza per... Vino Piranha insegna sia la meccanica della piroetta, sia la meccanica della gravità. Dunque, l'uccello blu. La telecamera ci tiene molto a girare. Uccellino blu. Ok. Le monete rosse le ho già prese. Uccellino blu. Sarà laggiù, mi sa. O il drifting? No, è la telecamera che cerca di inquadrare la parte frontale del mulino. Sono cieco! Dov'è l'uccello? Chat, dov'è l'uccello? Torno qua su. Anche se ho quasi finito l'acqua, spero che non finisca. Bene, così finisce. E salta a vuoto, è finita. C'era qualcosa di blu alla base dei pali, ma non so se fosse l'uccello. Forse era uno di quei nemici elettrici. Zack, de ste parti! Fin qua c'era arrivato che è da queste parti. Ok. Saliamo qui. Oh, eccolo. Eccolo, 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 eccolo. Eccolo. Pianino. Non scappare, non scappare. Ok, Mario non può girarsi. Ok. È una penna rosa che scrive giallo o bianco. Prossima moneta blu. Nell'area sulle sponde del lago c'è un cartello con la freccia. Spruzzate acqua sulla palma vicina. Quindi, un cartello con la freccia. Ci sono diversi cartelli con la freccia, ma credo che sia questo qui. Scusate, qui? Sulla palma vicina.
Cartello con la freccia, chiaramente quello è un cartello con la freccia. Devo ammazzare prima il nemico. E come si ammazza il nemico? Non così. Chiaramente non così. Non dirmi che ci vuole Yoshi. Oh. Ah! Ah, spruzzarli da lontano per stordirli e poi colpirli. Quanto sarebbe bello un DLC di Odyssey ambientato a Delfinia. Aveva iniziato a girare un leak dove si vedeva una Switch con aperto Odyssey. Dove si vedeva la Odyssey. Sì, quella era fake, purtroppo. Però sì, mi piacerebbe molto. Guarda, mettiamola così. Delfinia è la mia ambientazione preferita. The Mario 3D. E Odyssey ai miei controlli preferiti nei Mario 3D. Oddio, tra Mario 64 e Odyssey, ma comunque. Quindi combinarli insieme sarebbe bellissimo per me. Ah! Lasciami in pace! Ok. Quindi... Così? Comunque non penso che faranno più DLC di Odyssey. Ormai sono passati 3 anni. Semmai potrebbe esserci un sequel. Ok. Non sembrano esserci monete. Spruzzo plano? Ok. Onestamente, non so perché ci stanno mettendo tanto a fare qualcosa dopo Odyssey. Che sia DLC o un nuovo Mario 3D. Ovviamente non è che sia passato così tanto, ma... Insomma, potrebbero fare qualcosa con lo stesso engine, così come hanno fatto Galaxy 2 dopo Galaxy 1. Oppure 3D World dopo 3D Land. Oppure dei DLC. Ok, ora spruzzo tutte le palme. Ok. Scusa, qual è? Intanto sono a 50 monete, non so se posso arrivare a 100. Forse dovevo pensarci prima. Forse è l'albero più isolato. Ecco qua. Ma scusa, la guida è sbagliata quindi? Perché la guida dice... C'è un cartello con la freccia. Spruzzate acqua sulla palma vicina. Questo fa pensare che... Ah, forse ti riferisci a questo cartello. A me ha fatto pensare...
a questo cartello, perché ci sono tanti cartelli con la freccia, no? C'è questo cartello, ho pensato, il cartello con la palma vicina. Quindi forse la guida non è chiarissima qui. Farfalla blu l'ho fatta. E l'alveare. Ho finito. 27? Me ne mancano 3. Dove sono le 3? Scusa. Le api le ho prese. Maga, ma pensate al cartello in riva al lago. Ok, colpa di chi ha scritto con gli ariosi, facciamo scaricabarile. Sarà stato Ittio forse, oppure Red. Colpa vostra! Allora, farfalla blu l'ho fatta. La palma l'ho fatta. L'uccello l'ho fatto. Il graffito l'ho fatto, sì. No, nelle aree no, nelle aree bonus. Sott'acqua sono 2, no? E le ho prese entrambe. Sott'acqua, sott'acqua. Sì, sott'acqua sono... No, sott'acqua sono 3. Forse me ne manca una sott'acqua. Occhi aperti, chat. Chat! Avete mancato 3 monete. Colpa vostra. Ora faccio scaricabarile su di voi. Siete scarsi a Mario Sunshine. Sto guardando se per caso mi manca qualche graffito qui. Ma credo che se fossero i graffiti me ne sarei accorto. Le campane fanno niente. Oh, voilà. Ok. Niente graffiti. A questo punto sono a 52 monete. Potrei provare... Ok, le finestre. Potrei provare a prenderne 100. Ora è tipo un vero collectathon. Dark dice di averlo fatto volontariamente perché non ho mostrato il suo disegno. Vediamo... Facciamo così. Apro Telegram, sperando che non laghi. Niente lag. Niente lag. Niente lag. Allora. Dark mi ha spiegato come funzionano le barche nel Monte Corona. Se vi ricordate l'ultima parte, ho sclerato per un bel po' di tempo con le barche. Anzi, con la barca. E mi chiedevo, ma come funziona la fisica delle barche? E la risposta è semplicemente perché ho ingrandito così tanto. Così. Quindi, se Mario è davanti e spruzza a sinistra, la barca gira da questo lato verso destra. Quindi da qui verso destra e da qui verso sinistra, giusto? Mentre... Mentre... Se invece Mario è indietro e spruzza verso destra, da questo lato va verso sinistra. E quindi la parte davanti va verso destra. E quindi la barca si gira in questo modo. Capito? È chiaro? Questa è la mia reazione. Comunque sì, abbiamo fatto solo con gli ariosi, però lo stiamo facendo al 100%.
spruzzo le finestre come un idiota perché alcune contengono delle monete. La fisica è un'invenzione per illuderci, la barca non ha senso. Esatto. Chat, mi sa che i graffiti li ho fatti tutti. Il che è una brutta notizia perché non so dove mi manca l'ultima moneta. Anzi, le ultime tre monete. Una sarà in acqua. Prova a usare gli occhi. Con lui ho già parlato. Continuo a non capire come funziona la barca. E anche com'è possibile che possa navigare nella lava. Shh, non farti troppe domande. Graffiti, no. Già fatto. Storm sotto le campane, ci sta una cosa che gira se la spruzzo. Non mi pare. Vediamo. Allora, io sto seguendo la guida. Il problema è che non mi ricordo quali ho già fatto prima e quali no. Perché ne ho prese un paio, no? Durante la partita normale. Sotto le campane. Questo. No. Quindi credevo di aver fatto tutte le monete nell'acqua, ma evidentemente no. Tra l'altro qui le monete rosse non contano per il totale. Prendiamo le monete gialle. In realtà la barca è rivestita di cani di Zelda Breath of the Wild perché sono immortali, sì. Wihi. Cinquantanove. Sessanta. Ok. Sessantatré. Sessantasei. Sessantanove. Nice. Settantadue. Una delle monete in acqua sta sicuramente nel ruscello vicino alla partenza. Sì, ci sono tre monete in acqua
Una è alla partenza e le altre forse sono qui, da qualche parte. Cerco di ammazzare lui, se lui non ammazza me. Ah! Ok, forse non si può. Non si può, ok. Sarà qui? Non si può andare più veloci? Sali, sali Mario, sali. Laggo, laggo. Rimango sott'acqua. Stare sott'acqua mi fa venire ansia perché mi ricorda la missione dell'anguilla. Wii E, il modello di Wii mai uscito. 100% confermato, l'ha detto tuo cugino americano che ha Odyssey 2 in garage. Sicuramente vero allora, sì. ...77, 78... ...79. Questo è tipo lo stream più noioso della mia vita. Oddio, a me piace comunque collezionare monete in giro. Spero che a voi non dispiaccia. Perché Mario non scende? Spero che a voi non dispiaccia. Perché Mario non scende? Ok. Ansia, ansia, ansia. ...83... ...84... ...84. Allora, la guida dice... La guida dice... Sul fondale del ruscello antistante al villaggio. La palizzata in legno ce l'ho, sicuro. Lato destro della collina. E forse ce l'ho. È sul retro della collina. Sunshine ti piace di più di 64, ma fare il 100% è una tortura. Concordo. Concordo. Speri che qui ci siano ancora abbastanza monete gialle. È vero, ne ho perso un bel po'. Qua ce ne sono altre 4. Quindi andiamo ad 88. Ne vedo ancora un paio lassù. Però temo anch'io. Ciao Ardalcar, come va?
Benvenuto a Storm che gira per un'ora per cogliere osi. Per cercare le monete blu. Andiamo sott'acqua. Qua ci sono appena stato. Di qua. Rimaniamo incastrati, sì, rimaniamo incastrati. Benone, mi fa piacere. Ho fatto tutto il giro, no? Dovrebbero essere qui le monete nell'acqua. Quindi quali mi mancano? Questa è la parte dello stream in cui sclero. Perché ho fatto tutto il giro e non ci sono più. Quindi delle monete che credo di avere, in realtà non ce le ho. Quali? Bella domanda. Ci sarà da divertirsi nella Baia Noki. Oh no! Non farmi pensare alla Baia Noki. Monete gialle, là ce n'è una, due, tre. Almeno prendo l'oro, così non ci arrivo. Bene, molto bene. Inizio a pensare che anch'io preferirei conficcarmi dei chiodi nelle dita piuttosto di finire Mario Sunshine al 100%. Da bambino, come ho detto in passato, l'ho finito con 119 soli, non ho mai trovato l'ultimo. A un certo punto ho perso la pazienza e non ce l'ho più fatta. Credo che fosse una moneta blu che mi mancava. E a quei tempi non c'erano guide, oppure non sapevo dove trovare le guide. Ok, 92. Altro qui? Pare di no. Ok. Domanda. Per caso, se entro nella caverna, mi restano le monete? O si azzerano? L'uccellino blu sì. Ok. Ok. No, non restano. Quindi non posso andare lì. Spruzziamo altre finestre. Devo trovare... Bene. Devo trovare... 8 monete... Ok, 7 monete gialle. O 3 monete blu. Questo è quello che mi manca. E non so quali mi mancano. Comunque, prima parlavo anche degli spin-off di Mario. E stavo pensando... È vero che ultimamente non ne hanno più fatti? Tanti quanto in passato? Però potrebbero almeno fare dei remake, magari. O dei remaster.
Così come hanno fatto i remaster, diciamo, port di 64 Sunshine Galaxy, potrebbero fare anche Paper Mario, il portale millenario? Tu Odyssey l'hai finita al 100%? Sì. Devo ammettere di non aver mai finito il mondo finale, facevi tutti i livelli e poi morivi nella parte con la nebbiolina. Me la ricordo. Sì, alcuni livelli sono un po' tosti. In Odyssey. Però diciamo che il lato collezionismo, il lato collectathon in Odyssey non è seccante come qui. Quindi almeno sai dove andare. Qui! Gira! Gira! Ok, ok. 99. E 100. Ok. Un sole l'abbiamo preso. Mario Luigi All-Star pagheresti 100 euro, anch'io. Onestamente mi andrebbero bene anche originali. Preferirei se fossero dei remake. Perché io adoro lo stile degli originali. Ma se voglio giocare agli originali, gioco agli originali. Mi piacerebbe avere una versione 3D di Mario Luigi. Diciamo che quello sarebbe un sogno, ma mi accontenterei anche semplicemente di porta. Almeno fino a Dream Team, poi Paper Jam non mi importa niente. Dove è apparso il sole lì? Sto cercando anche le monete blu. Con scarso successo. Allora, intanto il sole. Mi butta fuori? Mi butta fuori. Qua non è come Mario 64 dove resti. Ti butta fuori anche il sole dei 100, delle 100 monete. Ma non importa. Preferiresti giochi nuovi? Sì, però purtroppo con Alpha Dream in bancarotta è dura. Allora, mia cara guida. Mia cara guida. Moneta numero 1. Vi rilinco in chat, comunque, la guida che sto usando. Non ce l'ho più qui. Laghino. Ok. Fine del lag, spero. Dunque, numero 1. Sul fondale del ruscello. Sono sicuro al 99,99% di averla. E qui. E ce l'ho. Che lag! Oh mamma che lag! Oh mamma che lag! Chiedo perdono, oddio! Questo è quello che succede con questo PC quando apro una finestra di Chrome. Ok, chiedo scusa. Quindi la moneta qui ce l'ho. Non è tipo invisibile perché non sono sott'acqua, no? Numero 2. Graffito ce l'ho, graffito ce l'ho. Le torri ce le ho. Vicino a una piattaforma azionata dalle pale di un mulino a vento. Vediamo questa. Questa ce l'ho. Secondo te per un 2005? Se compra la 3D All Stars, da quale gioco è meglio iniziare? Bella domanda. Intanto benvenuto, Sans. Allora,
penso che consiglierei Mario Galaxy. Perché è quello, diciamo, più moderno, è quello con i controlli migliori. E poi non sono giochi tipo che vanno giocati per forza in ordine. Ovviamente benvenuto o benvenuta. Però il mio preferito è Mario 64. Nonostante l'età, nonostante sia un po' più, diciamo, macchinoso. E poi dipende da una cosa. Se ti piacciono di più i Mario lineari, tipo New Super Mario Bros., oppure i Mario d'esplorazione, tipo Mario Odyssey. Se ti piacciono quelli più lineari, ovvero dove ci sono le missioni in un ordine prestabilito, allora Mario Galaxy è decisamente quello più vicino a quello stile. Se invece ti piace Mario Odyssey, forse Mario 64. Ok, questo l'avevo già fatto. Sunshine è quello invecchiato peggio. Adoro Sunshine, chiaramente. È quello che sto giocando ora. Ma è invecchiato peggio. Però comunque, insomma, sono tutti e tre ottimi giochi, quindi non ci si può sbagliare. Però insomma, il mio consiglio definitivo è questo. Se ti piacciono i giochi d'esplorazione, magari prova 64. Che ripeto, è quello che comunque preferisco. Se ti piacciono i giochi lineari, Galaxy sarà più familiare. La moneta blu qua l'ho presa già. Ne sono sicuro al 99,9. Di sicuro farei prima Galaxy e poi 64. 64, non so se l'hai già provato. Secondo me non è impossibile da padroneggiare, è solo questione di un po' di abitudine. Una volta che ti abitui, riconosco, sì, ci vuole un po'. Ma una volta che ti abitui poi è divertente. Sto andando un po' a caso. Sì, 64 la telecamera. La telecamera di 64 è decisamente la parte più difficile da gestire. Mettiamola così, se controlli secondo me ti puoi abituare. La telecamera invece non diventa mai buona. La telecamera è sempre scarsa. Puoi imparare a conviverci, ma è sempre scarsa. Se qualcuno vede una moneta blu, me lo dica. Allora, sul mulino, credo di averla presa. Graffito l'ho presa. Graffito l'ho presa. Piattaforma l'ho presa. Acqua dovrei averla presa. Piattaforma erbosa l'ho presa. Il palmense l'ho ripulito. Il marghibruco l'ho sconfitto dopo tanti tentativi di arrivare lì. Quella che devi farti lanciare l'ho presa, la numero 16. Numero 17 l'ho presa, numero 18 l'ho presa ora, 19 l'ho presa ora, 20 l'ho presa, 21 l'ho presa, alt, forse ho capito, la numero 13. L'ultima moneta blu si trova a Tostalandia. Ok. Ok, andiamo a Tostalandia. Dovrebbe essere su una piattaforma qui. Siccome ci sono due monete sulle piattaforme erbose, credo di essermi confuso. Qui. Guardate che cattiveria! Così, a caso!
su una piattaforma a caso, nell'erba. Ok, quindi sono a 28. Sarebbe perfetto se fosse un graffito. C'è qualcosa forse nei vecchi episodi? No. La 23 l'ho presa al 99,9%. Perché? Chiedi a lui. Miyamoto, perché? Perché? Allora, ti controllo il mulino a vento. Ormai che sono vicino. Andiamo qui. Ok, dovrebbe essere lì, in teoria. E l'ho presa. Sì, è qui. Lo screenshot dice proprio che è qui. E quindi ce l'ho già. Sott'acqua nel lago, sul retro della collina del grande mulino. Ho fatto tutto il giro, quindi sono sicuro al 99,9%. L'uccello blu l'ho preso. La palma l'ho presa. La farfalla blu l'ho presa e l'alveare l'ho preso. Qual è? Qual è che mi manca? Può essere un graffito. Ok. Se avete idee, consigliate pure. Qua sotto cos'è? Solo l'ombra? Sì. Forse mi sono dimenticato un graffito. È quello che penso anch'io, perché sono due che mi mancano. Il marchibruco vicino alla caverna. Intendi quello sulla piattaforma di legno? Intendi il numero 18 nella guida? Se sì, l'ho preso, sì. Tutti i lati delle case. Ora controllo. Ricontrollo un attimo sott'acqua. Sul retro della collina del Gran Mulino. Ce ne sono due, uno su una piattaforma vicino alla caverna e l'altro sul tetto. Sì, li ho presi entrambi. I mondi li hai completati tutti? Allora, ho completato tutte le missioni principali, sì. Però ora mi mancano le monete, ovvero le stelle delle 100 monete, mi confondo sempre. E alcuni soli segreti. E ovviamente le monete blu. I marchibruchi sì, li ho fatti entrambi all'inizio dello stream. Sono le 5! Oh mio Dio, sono le 5! E non ho ancora finito con gli ariosi. Ok, riconosco lo screenshot, è qui. La moneta dovrebbe essere qui. E mi arriva una notifica di Windows, ok. Ma sbaglio, questo palo è sospeso in aria. Il palo è sospeso in aria! Ok. La moneta è qui. Quindi l'ho presa. La boss battle finale? No, non l'ho fatta ancora.
Sono arrivato quasi dal boss finale e poi sono uscito per finire al 100%. Nintendo, bravo. Vediamo l'altra sott'acqua invece. No, l'ho presa, l'ho presa. Lato destro della collina. Oddio, non ne sono così sicuro. Andiamo avanti e indietro nell'acqua! Perché no? Perché no? Molto lentamente, molto lentamente. Lato destro della collina. Quindi da queste parti. Certo che è un po' tosto completare tutte le monete blu. Sì, la cosa seccante è questa, che appaiono in livelli diversi. E quando tu apri il totale, non è che ti dice in quale missione si trovano, ti dice tutta l'area e basta. Per questo è un'ottima idea usare la nostra guida del Mario's Castle, che linko in chat, che vi permette di segnare quali avete ottenuto e vi dice anche in quali episodi si trovano. Questo è un messaggio promozionale. Però come vedete io sto usando la guida e mi sto perdendo lo stesso perché non mi ricordo quali ho preso. Perché purtroppo non me le sono segnate durante il gioco. Ho pensato, ma sì, le faccio tutte alla fine. Cosa può andare storto? L'hai comprata con l'emote. Ah, l'hai comprata con i punti. Dovrebbe apparire dopo qualche secondo, forse. Eh sì. Il problema è che alcune le ho prese. Quindi magari scorrendo la guida penso, ah sì, questa la segno, l'ho presa. Poi in realtà non l'avevo presa. E quindi devo ritornare a controllare. Perché magari è simile a un'altra, quindi penso di averla presa e invece non l'ho presa. Tipo, ah sì, quella sott'acqua, l'ho presa di sicuro. E invece era un'altra sott'acqua. Mi piace molto Mario Sunshine. Mi piace molto Mario Sunshine. Adoro Mario Sunshine. Lo dice colui che si è perso usando la sua stessa guida. Mario Sunshine. Questa musica mi sta facendo impazzire. La musica è così allegra e solare e non rispecchia il mio stato d'animo. Ok, piano B. Controlliamo i muri. Il problema è che se è quella sott'acqua che mi manca, vuol dire che allora ce ne sarà un'altra ancora che mi manca da un'altra parte. Quindi spero che sia una coppia di monete blu che mi manca. Controlliamo tutti i muri. Chat, occhi aperti. È colpa vostra se non le ho prese tutte. Occhi aperti. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Cerchiamo graffiti sulle case. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Nella finestra là dentro c'era una moneta blu e l'ho presa. Riassunto dello stream, Storm nuota per 20 minuti. Acqua sulla terrazza di una delle case.
acqua sulla terrazza di una delle case. Credo di sì. Ricordi quale? Quella che ho appena detto io. Qua graffiti non ce n'è. Non ce n'è manco uno. Qua graffiti non ce n'è. Qua niente. Se vedo un graffito mi viene un infarto. Qua non ce n'è. Qua dentro l'ho preso. Qua non ce n'è. Fuggi ora. Buona fortuna. Grazie. Ma penso che tra poco stacco anch'io, perché è l'orario in cui finisco di solito, quindi continuerò venerdì. Vediamo se riesco a salire senza impicciarmi. Ok. Secondo me dovresti recuperare alcune monete blu off-stream, perché sennò divento pazzo. In teoria potrei farlo off-stream, però... non lo so. Non vorrei... non lo so, a voi interessa vedere il 100% nello stream? Per me non è un problema farlo in stream. La domanda è se a voi interessa. Perché se vi interessa continuo anche per 10 giorni. 10 parti. A quanto mi interessa. Se invece mi dite no, Storm, fai per conto tuo e prendiamo solo i soli custodi, prendiamo solo le missioni. Magari faccio un sondaggio. Magari faccio un sondaggino. In stream. Facciamo così, faccio il sondaggio sia ora. Vediamo se si può fare direttamente da qui. Il sondaggio. Poll. Come si fa il sondaggio? Poll. Volete che faccia tutte le monete blu nello stream? Sì. Falle nello stream. No, falle per conto tuo. Anzi, volete vedere? Non volete che faccia, ma volete voi vedere tutte le monete blu nello stream? Quindi sì, falle nello stream. No, falle per conto tuo. No, non farle e basta. Disinstalla, non ci entra. Durata, mettiamo tipo 2 minuti. Ecco qui. Ecco il sondaggio. Mentre il sondaggio va avanti, io continuo a cercare come un idiota. Una cosa che di sicuro posso fare fuori dallo stream è guardarmi bene la guida. Più che altro riguardare quello che ho già fatto, perché chiaramente ho segnato qualcosa che non dovevo segnare. Graffiti non ce n'è! Non ce n'è! Ok. Giriamo intorno alle case.
Niente, dai, non possono essere graffiti. Sono cieco. Se sono i graffiti e non li ho visti, sono cieco, perché ho girato per queste case un milione di volte. La farfalla l'ho fatta. Potresti fare che ogni giorno cerchi tutte le monete in un livello e se non ne trovo entro il limite poi le prendo off stream. Può essere un'idea. Tipo, questo è il capolinea per Colli Ariosi e prossimo stream passiamo alla prossima area. E poi magari vi faccio vedere quali mi mancavano. No, ok. Nessun graffito. Vediamo il sondaggio. Ok, avete votato tutti che volete vederle. Ok, confermato, nessun graffito. Dunque... sono convinto ormai che sia sott'acqua. Cerco un po' e poi smetto. Sono già un quarto d'ora oltre il limite. La guida dice a destra del mulino, quindi se è quella sott'acqua è qui. E non c'è. Ok, non c'è. L'ho presa. Bene, allora mi fermo qui. Facciamo che salvo. E? Vado qui. Ok, vi ringrazio per aver guardato. Chiaramente non finisce qui. Non so se le cercherò nel prossimo stream oppure faccio come ha detto Zig. Ovvero che le cerco fuori dallo stream e poi vi dico: ah, sapete dove erano? Intanto laggo, perché no? Lagghiamo, lagghiamo! 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 Continuiamo a laggare! A caso! Continuiamo a laggare! Continuiamo a laggare! Dov'è Mario che urla quando mi serve? Dov'è Mario che urla? Non Pippo. Non Uff. So long, Bowser. Non questo. Mamma mia. Questo ci sta. Benvenuti alla mezz'ora finale in cui scelgo il raid. Dopo che finisce di laggare. Ok, non lagga più. Spero. Se si apre magari Twitch! Se si apre Twitch! Non si apre. Spero che vi piaccia questa musica perché la sentirete molto a lungo. Ok, si sta aprendo. Ho bisogno di un nuovo PC. E lo avrò tra un mesetto circa. Ma nel frattempo dobbiamo arrangiarci. Quindi facciamo un raidino. Un raidino a
Vediamo se c'è qualcuno che gioca a Mario Sunshine. E continua a laggare comunque. Bene. 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 Ok, tra il fatto che non carica e il fatto che sto laggando e il fatto che non trovo le monete blu, sto per impazzire. Non ce ne sono in italiano. Non sembra che ne abbia saltata nessuna. Ci pensi se mi riguardo lo stream? Riguarda il mio stesso stream per capire quale ho mancato. Quelle sott'acqua le ho prese tutte, penso anch'io. Ragazzi, sapete dove vi mando? Ho deciso che vi mando. Sto laggando da morire. Ok, deciso. Deciso. Raid Speedrun. Sul canale twitch.tv/speedrun stanno facendo Mario 64. Vi mando su Speedrun. Così non impazzisco a cercare qualcun altro. Ok, buona giornata. Ci vediamo venerdì. Cercherò queste due monete. Le cercherò e vi farò sapere quali sono, perché sennò poi venerdì arriva e trascorro altre due ore a cercarle. E non è il caso. Quindi, grazie per aver guardato e bye bye, a venerdì! Ah!